tema scelto stamattina è un tema molto importante, molto interessante, perché ha a che fare con la voce del silenzio. Lungo questo congresso abbiamo visto una serie di riflessioni fatte da Patrizia sulla luce sul sentiero, e qualche relatore, due, hanno evocato ai piedi del maestro, e adesso ci concentriamo sulla voce del silenzio. Questo, diciamo, è un trittico di letture teosofiche molto importanti, iniziali sì, ma anche nel durante e anche nell'approfondimento. Quindi, Marina, a te la parola. Grazie a tutti. E prima di addentrarmi nell'argomento vero e proprio della voce del silenzio, ci tengo a fare una premessa. Il percorso del nostro viaggio è fatto di vita, nel senso assoluto, e di vita una, e di vita umana nel senso relativo, ed è un percorso squisitamente di natura mentale. Il punto di arrivo che abbiamo segnato è la libertà. Però, per capire meglio cosa convoglia questa parola, mi addentro in maniera, diciamo, forse un po' superficiale, ad analizzarne l'etimologia. La parola libertà deriva dal latino liber libertas ed ha la stessa radice del verbo libet o lubet, che significa piacere o essere gradito, da cui nasce anche la parola libidine. La parola greca eleuteria, libertà, e l'aggettivo eleuteros, libero, hanno la stessa origine indoeuropea, leud ero, della parola latina liber, lubenter, lubido. Se ne deduce che la libertà, secondo il mondo antico, è qualcosa di molto gioioso e motivante. È una condizione in cui si gode della propria autodeterminazione. Poi, secondo lo studio dell'Accademia della Crusca, la parola ha un'origine dotta, in quanto, secondo la loro analisi, la B intervocalica viene conservata. Infatti, liber e libertà mantengono la B e non viene trasformata in V come in altre parole. Ad esempio, quando Enrico ha fatto l'analisi di labor, viene tradotto in lavoro, perché le trasformazioni avvengono quando la parola viene usata nella lingua parlata. Questo significa che è usata appunto principalmente in testi scritti. La parola libertà compare nelle accezioni che si possono raggruppare in varie definizioni, però ve ne cito solo due: capacità dell'uomo di essere causa delle proprie azioni e di autodeterminarsi, libero arbitrio, possibilità di scegliere il bene, capacità, potere, facoltà di agire secondo le proprie scelte. Quando Dante, nel primo canto del Purgatorio, fa dire a Virgilio: «Or ti piaccia gradir la sua mente, libertà vo cercando che si cara, come sa di chi per lei vita rifiuta». Gradir, scusate, la sua venuta. Libertà vo cercando che si cara, come sa di chi per lei vita rifiuta. Questa libertà è intesa infatti come libertà dal peccato, libertà morale e spirituale. I primi scrittori che hanno appunto scritto nella lingua italiana non conoscevano infatti la libertà individuale come la conosciamo noi, cioè nell'accezione di libertà politica e civile. È un'accezione appunto che doveva ancora svilupparsi. Questi versi di Dante racchiudono un significato che molto si avvicina al tema teosofico del nostro incontro: la ricerca della libertà e la rinuncia per essa, anzi il rifiuto inteso come superamento della vita terrena, con tutti i suoi legami emotivi, sensuali ed in parte anche intellettuali. E voglio dare un accenno a una delle lettere dei maestri, che è la più bella, che è la lettera numero 10. Nell'edizione appunto qua della Eti, ed è questa lettera del maestro Kutumi, e si rivolge a Hume. Cosa dice il maestro Kutumi? Il male non esiste per sé, esso non è che l'assenza del bene, ed esiste solo per colui il quale ne resta vittima. Esso deriva da due cause
e come il bene non è una causa indipendente dalla natura. E qui ci agganciamo a quello che aveva detto Diego. Essa segue solo delle leggi immutabili, sia quando dà vita e gioia, che quando manda la sofferenza, la morte e distrugge ciò che ha creato. Il vero male proviene dall'intelligenza umana e la sua origine è provocata solo dall'uomo, dall'uomo razionale che si allontana dalla natura. Perciò l'umanità è la vera e unica fonte del male. Nella stessa lettera, appunto, più avanti leggiamo, sempre parole di Cutumi, l'origine di ogni piccolo o grande male è nell'azione umana, nell'uomo che per sua intelligenza è l'unico agente libero della natura. Poi Cutumi fa un'affermazione veramente rivoluzionaria per i suoi tempi e dice: l'idea di Dio non è una nozione innata, ma acquisita, e con la teologia abbiamo in comune solo una cosa, che riveliamo l'infinito. Il Dio dei teologi è soltanto una forza immaginaria. Il nostro scopo è di liberare l'umanità da questo incubo, di insegnare all'uomo la virtù per amore di essa e da procedere nella vita fidando in sé, invece che di appoggiarsi ad una stampella teologica, che per innumerevoli epoche è stata la causa diretta di quasi tutte le miserie umane. Io consiglio la lettura di questa lettera perché è veramente un manifesto della libertà e del libero pensiero. Queste affermazioni, infatti, del maestro convogliano l'idea che l'essere umano ha un'autonomia notevole nella scelta della vita e che la teosofia aiuta gli esseri umani a svincolarsi dal pensare di non essere responsabili del proprio destino e delle proprie azioni, e a prendersi delle responsabilità nei confronti della vita e dell'umanità. I maestri stessi, che hanno fortemente voluto la creazione della società teosofica, non si propongono come guide, e nelle lettere infatti ci spiegano i loro ideali e l'utilità che ha la teosofia nell'evoluzione dell'umanità. Il viaggio iniziatico che intraprende il teosofo è un percorso verso l'affrancamento da ogni legame con i vari aspetti della vita. Una liberazione che porta solo alla scelta di amore incondizionato ed arriva al sacrificio che compie il Bodhisattva, che pur liberato dal ciclo delle rinascite decide di rincarnarsi per aiutare l'umanità. Il Bodhisattva è un termine legato alla filosofia buddista mahayanica, che propone il cammino evolutivo dell'individuo in sei tappe, chiamate appunto perfezioni. Queste perfezioni vengono definite come quella del dono, ovvero la generosità, della moralità, della pazienza, dell'energia, della meditazione e della saggezza. È un cammino che, a parte casi eccezionali, appunto si percorre in più vite. Il termine Bodhisattva è colui che ha come essere la condizione Sattva, cioè la condizione di Bodhi, e che si offre di vivere vite su vite e di sperimentare tutti i destini per portare se stesso e gli altri all'illuminazione. I Bodhisattva si distinguono appunto in Bodhisattva comuni e in Bodhisattva celesti. Non mi dilungo nella spiegazione, voglio solo sottolineare che mi sono appunto soffermata nella descrizione del Bodhisattva perché in ambito teosofico questo è l'obiettivo che dovrebbe avere ogni teosofo che intraprende appunto il proprio viaggio iniziatico. I nostri maestri, Cutumi, Moria e anche quello più sconosciuto, detto il veneziano, che hanno fortemente voluto la creazione di un movimento teosofico su questo piano della materia, sono proprio dei Bodhisattva. E così lo è anche la nostra grande HPB, che l'abbiamo conosciuta probabilmente nella sua ultima incarnazione. E lei è stata un canale tra la conoscenza esoterica e questa nostra umanità, che brancola ancora nel buio dell'ignoranza.
Tra le molte opere che ci ha consegnato, ma che è un vero tesoro ed è una guida infallibile per il viaggio che porta alla liberazione, è La voce del silenzio. È un testo, come afferma la stessa autrice, che proviene dal libro dei Precetti d'Oro, è un estratto. È una delle opere che si pongono in mano agli studiosi di misticismo ed è dello stesso libro dove sono state estratte le stanze di Zian. Questo libro ha la stessa origine della grande opera mistica intitolata Paramarta, la quale, come narra Nagarjuna, che è uno dei più grandi bodhisattva nella tradizione orientale, fu data a questo grande Arhat dai Naga o serpenti. Noi sappiamo che questi sono simbolo degli antichi iniziati. Allora, ovviamente non c'è tempo per un'analisi approfondita, però come aveva fatto a suo tempo Patrizia, mi permetto di consigliare la lettura di questo testo nell'arco di tutta la nostra vita, perché appunto ogni volta che lo si legge ci dischiude sempre delle idee e degli insegnamenti nuovi. Il testo ci dà un punto di partenza e segna anche un punto di arrivo del viaggio iniziatico dell'Arhat. Il fatto che sia una guida, dobbiamo tener conto che il viaggio iniziatico è un soggetto trattato da vari autori, da Dante, Omero, anche autori moderni, che però trattano in prima o in terza persona. Invece il fatto che la guida si rivolga, cioè che il testo si rivolga direttamente al lettore, come lo è anche La luce del sentiero, si pone già come guida vera e propria. E il testo appunto è breve ed è diviso a sua volta in tre frammenti, però la brevità è anche dovuta al fatto che è concentrata, cioè i concetti sono concentrati. I tre frammenti si chiamano La voce del silenzio, I due sentieri e Le sette porte. Noi tratteremo La voce del silenzio. Questo è un testo che può essere letto da tutti, ma non è fruibile da chiunque. Infatti, cosa leggiamo nei versi di apertura della voce? Leggiamo che queste istruzioni sono per coloro che ignorano i pericoli delle Iddi inferiori. Chi vuole udire e comprendere la voce di Nada, il tacito suono, deve prima conoscere la natura di Dharana. Dharana è la concentrazione profonda. Poi proseguo, saltando alcune parti. E poi a un certo punto dice, prima che l'anima possa vedere, deve raggiungere l'armonia interna e gli occhi della carne devono essere resi ciechi ad ogni illusione. La partenza di questo viaggio è già la partenza di un iniziato ed è ad un livello dove le potenzialità psichiche sono già state purificate. L'individuo si è già affrancato dalle emozioni forti che portano con sé i sensi, però ha anche superato quell'attaccamento a certi poteri psichici che favoriscono il consolidamento dell'egoista e che si ferma allo stato illusorio di superiorità, però non riesce a evolvere nella consapevolezza, perché io se mi fermo all'aspetto che ho dei piccoli poteri non riesco ad evolvere, mi lego a questo io egoista. E consapevole o semiconsapevole che penso di essere di poter esercitare anche una certa influenza sugli altri. Infatti, a pagina 22 leggiamo la famosa frase, che è quella più conosciuta di questo testo, ed è: la mente è la grande distruttrice del reale, distrugga il discepolo, la distruttrice. Per mente qui si intende appunto lo stato mentale legato alle illusioni di conoscere, cioè di sapere le cose. Questa introduzione ci prospetta di fronte a una condizione sine qua non,
per chi vuole appunto intraprendere il viaggio. E il punto di partenza è già un'indicazione della strada che dobbiamo intraprendere e del mezzo che qui viene espresso attraverso la figura metaforica e mitologica dell'uccello di vita. Questa figura viene introdotta un po' più avanti quando dice: per diventare il conoscitore del sé universale devi prima essere il conoscitore del sé. Devi abbandonare il sé a non sé, l'essere a non essere, e allora potrai riposare tra le ali del grande uccello. Dolce in vero è riposare tra le ali di quello che non è nato, né muore, ma è la Om, attraverso eternità. Cavalca l'uccello di vita se vuoi sapere, rinunzia alla tua vita se vuoi vivere. E infatti è cavalcando l'uccello di vita che potremmo diventare un viandante del cielo che cammina sui venti e al di sopra delle onde, senza che i suoi passi tocchino le acque. Ma questa trasformazione, al di là di tutte queste bellissime immagini, è lunga e dolorosa. È un cammino che non ha scorciatoie. Infatti, come leggiamo in una delle lettere di Kutumi, una volta che si sia intrapreso sinceramente il cammino che porta alla conoscenza, dubitare è arrischiare la pazzia. Fermarsi è cadere. Retrocedere è ricadere a capofitto nell'abisso. A conferma di ciò, leggiamo nella voce che prima di entrare nel sentiero devi distruggere il tuo corpo lunare, purificare il tuo corpo mentale e il tuo cuore, perché il sé della materia ed il sé dello spirito non possono mai incontrarsi. Uno dei due deve sparire, non vi è posto per entrambi. Questo viaggio è un viaggio costellato di abbandoni, perché come leggiamo più avanti dice: tu non potrai percorrere il sentiero prima di essere diventato il sentiero stesso. Devi uccidere il desiderio e bada che non risorga fra i morti. Con esso il discepolo deve uccidere anche l'amore della vita, ma non per sete di vita eterna, ma per sostituire il fuggevole con l'impedituro. Qui ovviamente ci troviamo di fronte a due salti mortali, cioè al salto già dell'abbandonare il desiderio che abbiamo di mantenerci in vita in questa vita, che non è facile. E poi, una volta che uno abbandona il desiderio, in realtà pensando che con questo raggiunge la vita eterna, si ritrova a fare un secondo salto nel vuoto, perché deve abbandonare anche questo desiderio, che è quello della vita eterna. Per comprendere infatti questa affermazione così forte, ci viene incontro sempre il nostro amato Kutumi, che in una delle lettere scrive: finché la liberazione finale non avrà riassorbito l'ego, esso dovrà essere cosciente delle simpatie più pure, provocate dagli affetti estetici dell'arte superiore. Le sue parti più sensibili dovranno rispondere al richiamo degli affetti umani più sacri e nobili. Naturalmente, quanto maggiore sarà la vicinanza alla liberazione, tanto meno avverrà questo, fino a quando, per completare l'opera, tutti i sentimenti personali, umani e puramente individuali, i legami di sangue e l'amicizia, il patriottismo e le preferenze di razza cesseranno e si uniranno in un unico sentimento universale, il solo vero e sacro, il solo altruistico ed eterno, l'amore, un immenso amore per l'umanità intera. Il percorso infatti dell'individuo è di trasformazione interna, di riassorbimento di tutti i corpi del quaternario inferiore e anche di Manas nel solo principio buddico. Allora, prendiamo in analisi due figure che segnano questo viaggio e che danno delle indicazioni di questo viaggio, e iniziamo con la figura delle tre aule che vengono sempre citate all'interno della Voce del Silenzio, e sono luoghi abitati da determinati stati di coscienza. Il primo è l'ignoranza, il piano astrale, la seconda è la conoscenza, il piano mentale,
ed è la condizione più pericolosa di tutte. Perché chi è giunto attraverso lo studio e la meditazione a conoscere e anche a dominare il piano mentale è già a conoscenza di certi processi che lavorano alla costituzione dell'uomo e rischia di restare intrappolato nella sua stessa conoscenza. Perché infatti non ha ancora sviluppato la propria natura illuminata, quella che i buddisti chiamano bodhicitta. E vi cito un paio di versi, appunto, tratti da un testo buddista poetico molto bello, che si intitola La lampada preziosa, versi in lode di bodhicitta. Sono dei versi che un po' ci spiegano questo percorso. E dice: se non possiedi bodhicitta, pur con altre doti spirituali, non ci si illuminerà, come quando, in mancanza dell'energia vitale, gli altri poteri dei sensi non funzioneranno. La bodhicitta non si agisce pensando al profitto, agli onori e alla fama, ma quando pure li si ottenesse, si rimarrà non corrotti così come l'oro. Infatti, verso metà del nostro preziosissimo testo leggiamo: se vuoi, o discepolo, attraverso l'aula della sapienza raggiungere la valle di beatitudine, chiudi fortemente i tuoi sensi alla grande e funesta eresia della separazione che ti allontanerà dalla pace. Poi, proseguendo nel cammino che deve percorrere il viandante del cielo, ci imbattiamo in un'altra bellissima immagine che viene esplicata appunto in una serie di similitudini cariche di oggetti, molto, sì, che hanno anche se un carico simbolico notevole. Cosa leggiamo? Prima di porre il piede sull'ultimo gradino della sala dei suoni mistici, della scala, scusate, dei suoni mistici, devi udire la voce del tuo Dio interno in 7 modi. Il primo è come la dolce voce dell'usignolo, che rivolge alla sua compagna un canto d'addio. L'usignolo è simbolo dell'amore terreno e il suo canto d'addio segna già un primo distacco da questo piano dove l'amore è squisitamente astrale. Il secondo giunge come un cembalo d'argento dei diani che sveglia le stelle palpitanti. L'argento in alchimia è associato alla luna, infatti, al femminile ed è simbolo di purezza e intuizione ed è collegato al mondo divino e spirituale. Il seguente è come il lamento melodioso di uno spirito dell'oceano imprigionato nella sua conchiglia. Qui abbiamo già operato un distacco dai piaceri della vita terrena. Il canto nella conchiglia risuona come un'eco lontana delle passioni che governano la vita. Il lamento è melodioso, ma non è assordante. È contenuto in un oggetto che possiamo avvicinare all'orecchio, ma anche allontanare. La conchiglia è simbolo del mare, dell'acqua, elemento del mondo astrale. E questo è seguito dal canto della vina. La vina è uno strumento considerato infatti sacro in India. Mi permetto di fare una citazione di un grandissimo musicista sufi, capostipite poi di una serie di una famiglia di musicisti sufi. Questo era anche un iniziato, si chiama Azra Inayat Khan. Questo Khan cosa scrive? Che la musica della vina è simile alla voce umana. Se sentissi il suono della vina, non penseresti mai che sia uno strumento. Tutte le delicatezze della voce umana e la sua soffice struttura sono completati nel suono della vina. I musicisti indiani dedicano 12 ore al giorno alla pratica di questo strumento. Alla fine producono un effetto psicologico che non è musica, ma magia. Una musica che può incantare una persona e che può penetrare il cuore dell'uomo. È un sogno, una meditazione, è paradiso. Poi, proseguendo nel percorso della nostra voce del silenzio, cosa dice? Il quinto è come il suono di un flauto di canna che zufola nel tuo orecchio.
Kant afferma sempre che le tribù più primitive hanno solo un tamburo o uno strumento a fiato e suonando questi due in continuazione arrivano alla condizione dell'estasi. Il flauto di Krishna nell'induismo simboleggia il suono astratto. Questo suono, infatti, è la sorgente di tutte le rivelazioni fatte ai maestri e queste vengono svelate dall'interno. Poi si trasforma in uno squillo di tromba. L'ultimo vibra come il sordo brontolio di una nuvola carica di tuono. Il settimo copre tutti gli altri suoni. Essi muoiono e ne più si odono. Quando i sei sono distrutti e deposti ai piedi del maestro, allora il discepolo è immerso nell'universo ed in esso vive. Queste immagini, infatti, vengono sempre riprese anche da questo grande iniziato Sufi ed egli magicamente afferma che il suono astratto viene chiamato dai Sufi Saut Asarmad, scusate la pronuncia. Il Corano si riferisce a questo suono con le parole sì e tutto divenne. Ricordiamoci questa definizione perché poi la troviamo più avanti. È la stessa parola udita da Cristo quando nel deserto fu in unione con suo Padre Celeste e Shiva la udì durante il suo samadhi nella caverna dell'Himalaya. Questo suono si sviluppa attraverso 10 aspetti, dato che la sua manifestazione passa in 10 differenti canali del corpo. Ha il suono di un tuono, il fragore del mare, il tintinnare di sonagli, lo scorrere dell'acqua, il ronzare delle api, il cinguettio dei passeri, la vina, lo zufolo, il suono del shanka. Il shanka è la conchiglia sacra, finché alla fine diventa hu, il più sacro tra tutti i suoni. Hu è l'inizio e la fine di tutti i suoni. Il mistero hu viene rivelato al Sufi che percorre il sentiero dell'iniziazione. Allora, questo percorso, ritornando al nostro testo, che viene descritto in termini poetici, ha un suo punto di arrivo. E qui mi accingo alla conclusione. Se non odi, non puoi vedere. Se non vedi, non puoi udire. Udire e vedere, ecco il secondo stadio. Quando il discepolo vede e ode, gusta e odora, chiusi gli occhi, le orecchie, la bocca e le narici, quando i quattro sensi si fondono in uno e sono pronti a passare nel quinto, quello del tatto interno, allora ha raggiunto il quarto stadio. E nel quinto, o distruttore dei tuoi pensieri, questi devono ancora essere uccisi, sicché non possono mai più rianimarsi. Trattieni la mente da tutti gli oggetti esterni, da tutte le esterne visioni. Reprimi le intere immagini perché non gettino un'ombra oscura sulla luce dell'anima tua. Poi leggiamo, tu sei ora in Dharana, il sesto stadio, giunto nel settimo, o fortunato, non percepirai più la triade sacra, poiché tu stesso sarai divenuto questa triade, tu e la tua mente, come gemelli l'uno accanto all'altro, la stella che ti emeta splende sulla tua testa. Voglio concludere leggendo le parole finali del testo e anche dando una spiegazione del mantra finale. Le parole del testo finale sono stupende perché dicono: ecco, tu sei divenuto la luce, tu sei divenuto il suono, tu sei il maestro e il tuo Dio, tu stesso sei l'oggetto della tua ricerca. La voce ininterrotta che risuona attraverso l'eternità, immutabile, libera da peccato, i sette suoni nell'uno, la voce del silenzio. Om Tat Sat. Non mi pregio di spiegarvi bene che cos'è Om Tat Sat, però è interessante diciamo dare un'analisi breve di questo mantra. Om è la canzone di Dio. È il genitore, l'origine di tutti i suoni, la vibrazione del suono primordiale. Om è il silenzio dell'interno
all'interno di un cuore pacificato. Tat viene tradotto come quello o quella e simboleggia la coscienza universale. Sat è colui che non è soggetto ai cambiamenti, l'immutabile. Sat può essere anche tradotto come esistenza o verità. Om Tat Sat viene recitato durante le pratiche religiose, incluso lo studio dei Veda, e alla fine dei Vajnas, sacrifici, che non dobbiamo pensare che sono sacrifici umani, ma si intende come sacrificare ciò che si possiede, un po' per l'ottenimento della prima paramita. Per cui il significato, con i nostri termini diciamo occidentali, che sono sempre molto restrittivi, di questo mantra è la suprema realtà, l'assoluta verità o tutto ciò che è. Vi ringrazio, io ho concluso. Che sei qua, Marina, in attesa che ci possano essere delle domande, sì. Io ne ho una subito. Dimmi. Perché questa voce del silenzio, questo trittico, diciamo, sì. No? La luce sul sentiero, la voce del silenzio, i piedi del maestro, poi troviamo comunque una tripartizione anche nella voce del silenzio, e tu hai detto bene, è un testo, come dire, che può accompagnare sostanzialmente Tutta la vita, tutto, ecco. E come hai incontrato questo testo? Io devo ringraziarti, perché tu non ti ricordi, ma mi avevi regalato questo trittico ancora ad Assisi. Ah. Io io devo ringraziare lui proprio, perché io mi ricordo che non so cosa avevo fatto, una piccola traduzione, mi arriva questo cofanetto con questi tre volumi, piccoli. Allora, ai piedi del maestro me lo sono letta, bevuta come un bicchiere d'acqua. Poi avevo letto La luce del sentiero, poi col nostro gruppo abbiamo fatto l'analisi più approfondita, perché era piaciuto più a tutti, della voce del silenzio. Però cosa succede? Che sono testi che tu leggi, tu me l'hai regalato qui 20 anni fa, a una certa età. Ti restano un po' occulti, fai la storia, guardi l'etimologia e tutto, vai avanti, dici, ma io non avevo, come diceva Patrizia, letto questa cosa. Cioè, anche adesso, le pagine dove ho le sottolineature sono una cosa, poi vedo che non avevo sottolineato dei passaggi che per me erano fondamentali. Cioè, sono testi che ti ritrovi, secondo me, a dover leggere. Io penso questo, magari adesso arrivo ad un certo punto nella mia vita, però siccome resta nella natura mentale questo semino, io spero nella prossima vita di riprenderlo e andare avanti. Per cui, caro Antonio, me l'hai regalato tu, e tu sei stato fautore di questo, e secondo me tu neanche non ti ricordi. Perché era un cofanetto in tre volumi, adesso lì lo trovate ancora in un'edizione ancora più bella, ma ti dico, per me, cioè io li ho là e me li sono portati da una casa all'altra, però prima di portare tutto porto quelli. Adesso però ti voglio chiedere questo, no? È un testo che per certi versi è anche intuitivo, cioè sì. Voglio dire, sì, ci sono molti termini di cui appropriarsi, molti concetti da approfondire, però è anche un testo in qualche modo che ti lascia lo spazio. Sì, perché io qui non l'ho detto, se no mi dilungavo troppo nell'aspetto letterario, come anche la luce sul sentiero, sono testi poetici che usano una serie di figure, la metafora, le similitudini, il paradosso, l'ossimoro. Allora, tutte queste figure, che poi sono bellissime quando tu le leggi, perché sono delle figure, non so, l'uccello di vita, cavalca l'uccello di vita, se tu ci mediti, come quando fanno i monaci buddisti, soprattutto Zen, che meditano sui koan, in qualche modo ti si apre, magari piccole illuminazioni, piccoli spiragli, che ti aiutano a capire. E la bellezza del testo convoglia sempre una bellezza di idee. Cioè, secondo me, quando tu leggi delle cose, è bella che ci sia una bella forma, perché la bella forma
ti aiuta ad avere anche una bella idea. Cioè, io mi ricordo che avevo una professoressa di italiano che ci diceva sempre che la forma è connessa col contenuto. Tu non puoi dire ho scritto delle belle cose in un italiano brutto, perché non le hai scritte belle, cioè non convogliano l'idea. Non so se ho risposto. Assolutamente, assolutamente. Come sta andando il lavoro teosofico nel tuo gruppo? Perché, vedete, cioè io credo che abbiamo cercato in questo congresso di aprire una piccola finestra in questo senso. È molto bello ascoltare naturalmente le relazioni, approfondire, parlare. C'è anche spazio per degli interventi sulla relazione di Marina, ma è sempre molto bello anche che tra fratelli e sorelle, voglio dire, il relatore diventi sempre un testimone, cioè ognuno di noi è un testimone di un pezzo del lavoro teosofico. Il lavoro teosofico non appartiene, voglio dire, a qualcuno di noi, voglio dire. Il lavoro teosofico è l'insieme del nostro lavoro di tutti, su tutti i piani, quindi non soltanto sul piano, diciamo, dell'operatività, ma anche sul piano delle emozioni, sul piano della mente, sul piano della spiritualità. Il nostro sviluppo, il nostro progresso si basa su questo. Quindi, appunto, Marina è comunque testimone di un lavoro ed è prezioso. Io amo questo concetto che ciascun essere umano è un ambasciatore di un piano di coscienza. E ciascuno, l'altro da noi, ha la possibilità in qualche modo di testimoniare il suo piano di coscienza e quindi di arricchirci immensamente. Allora Marina, adesso abbiamo fatto una premessa così, il lavoro del gruppo. Noi quando c'è stato il primo lockdown, non per merito mio ma per merito di un fratello, Eligio, abbiamo quasi 2 mesi dopo aperto subito, io non sapevo neanche che esisteva questo Zoom. E ci siamo, diciamo, regolarmente incontrati, abbiamo proseguito con il lavoro che avevamo iniziato. Di conseguenza abbiamo proseguito anche col secondo lockdown. Adesso, e a questo si sono, diciamo, accorpati anche degli altri fratelli che non potevano venire, che erano iscritti al gruppo di Venezia per affezione, no? E che però magari uno stava sul lago di Garda, un'altra si è trasferita appunto in Germania, adesso in Inghilterra, prima era in Italia. Allora riunendosi via Zoom si è un po' aperto questo spazio di interazione, ecco. E poi per merito sempre di Macri, come si chiama? Sì, Luigi Antonio Macri. Che mi ha contattato sempre via Antonio, e una volta al mese, ogni 2 mesi, abbiamo fatto degli incontri congiunti, invitando anche altre persone che volessero partecipare. E questo è stato molto, anche molto interessante, perché tanti di questi, come i fratelli calabresi, noi non abbiamo avuto modo di conoscerli. Io di loro conoscevo solo Antonio, invece ho visto che lì comunque sono persone serie e motivate. E adesso riprenderemo intanto un po' via Zoom e un po' in presenza, però dobbiamo proseguire via Zoom perché quelli che stanno lontano, cioè, ci hanno pregato, cioè, di non rinterrompere il lavoro, perché dicono, infatti Massimo Priori, che è un musicista che tra l'altro sta appunto sul lago di Garda, è molto impegnato, ha detto ma adesso dopo non ci vediamo più, no? Gli ho detto Massimo, teniamo aperta la camera, la Zoom, capito, anche quando ci riuniremo in presenza. Cioè anche questo discorso di trovarsi con i fratelli calabresi, poi fatalità, altra gente ha chiesto di poter partecipare, per cui ci siamo ritrovati anche con persone che ho rivisto qui, che se no non avremmo avuto modo di conoscere, ecco. Sì, io credo che questo aspetto del lavoro teosofico sia estremamente importante, così come credo all'interno dei nostri gruppi, dei nostri centri, delle nostre realtà, e sempre poi questo concetto dell'apporto anche personale, cioè di
sentirsi in qualche modo di contribuire a questo disegno, sì, diciamo, a questo lavoro che è un lavoro comune. E quindi non credo che il futuro sia, o è anche il presente, come dire, in una separazione tra qualcuno di un tipo e qualcuno di un altro tipo. Cioè, ma se tutti abbiamo la possibilità, tutti nella società teosofica, la società teosofica è una specie di miracolo vivente. Qualche volta cerco di staccarmi dal fatto di essere un teosofo e di guardare la società teosofica come un marziano. E quando la guardo come un marziano dico, ma questa qua è un soggetto fragile, è un soggetto a rischio, non ha ideologie, non ha eserciti, non ha discriminazioni, non chiede quattrini, non così, ma come fa ad andare avanti così? E credo che è proprio perché è così, in qualche modo, che va avanti. Perché è proprio ha degli anticorpi, adesso così in questo periodo di tempo si finisce sempre per usare delle terminologie non so quanto appropriate, ma veramente formidabili, che sono proprio quelli, io credo, della divina benevolenza, nel senso di dire che la vita, guardando questa sperimentazione, di cui noi a volte non cogliamo la grandezza fino in fondo, che è la bellezza di questa sperimentazione è proprio su questo, è proprio questo nostro, come dire, non avere muri. Ed è chiaro che non è che noi siamo degli esseri perfetti, che siamo di bodhisattva, chissà se fossimo di bodhisattva cosa verrebbe fuori, voglio dire, ma è proprio nella nostra straordinaria umanità, semplicità, quotidianità, precarietà. Voglio dire, questo è il valore, come dire, della nostra sperimentazione. Infatti io consiglio la lettura delle lettere dei maestri, perché sono veramente un manifesto di libertà. E anche nella lettera 6, Cuttumi a un certo punto dice, noi abbiamo voluto la costituzione di questa società teosofica, avremmo potuto essere noi la guida, e invece l'abbiamo data in mano ai nostri carissimi HPB e Olcott, soggetta magari a degli errori, a delle cose umane, proprio per lasciare l'uomo libero di evolversi, chiaramente seguendo delle guide, però non con fa questo, fa quello, cioè col guru che è un po' tipico di tantissime, cioè di tutte le forme religiose, insomma, c'è il guru, c'è il... Insomma, penso che stamattina abbiamo anche capito di Marina, che è qua seduta vicino a me, in Veneto si dice, ma lo sto dicendo al positivo, ma Marina è una bronza coerta, cioè nel senso di dire che se tu gli butti via un po' di cenere viene fuori veramente fuoco vivo. E tra l'altro è un artista, anzi se andate a Venezia andiamo tutti in visita alla bottega, voglio dire, di Marina, che fa delle cose meravigliose, aggiusta testi, li confeziona. Sì, sono un'artigiana, perché dire un artista... Ma in Veneto artigiano e artista molte volte vanno insieme. E quindi, comunque, io ti ringrazio per aver condiviso, come dire, queste tue riflessioni. Chiaramente il testo poi lo aspetto anche nella sì, devo forma. Farlo meglio, è che non sì, ho... Sì, non preoccuparti. Lo scrivo e dopo ve lo invio. E quindi dopo lo pubblichiamo. E quindi ancora un applauso per la nostra...